Tazzurelle, caffè. C'è bello caffè, Wagner, c'è bello caffè. Ciao a tutti, amici rossoneri. Bentornati sul canale di Briga il Milanista. Rossoneri e non dimentichiamocelo. Allora, ragazzi, allora. Arnaud, sì, Arnaud, no. Arnaud acquisisce il Milan o non lo acquisisce? Allora, ieri eravamo arrivati quasi ad una notizia che veramente aveva fatto sobbalzare noi tifosi rossoneri dalle sedie, e cioè che niente di meno che Giorgio Armani aveva confermato la voce che vede Arnaud interessato al Milan. Quindi era chiaro che, detto da una persona che nel campo della moda, eccetera, sicuramente qualcosa ne saprà, aveva fatto veramente scalpore. Fatto sta che appena sono arrivate queste conferme da parte di Armani, c'è stata subito la smentita dell'entourage, diciamo così, di Arnaud. Allora, ragazzi, arrivati a questo punto, noi non possiamo fare altro che attendere, però, per come la vedo io, quando ci sono delle smentite in queste situazioni qua, io penso che sono sempre delle smentite del caso, sempre delle smentite così di circostanza che vanno fatte. Però la cosa si sta, diciamo, sta uscendo fuori più e più volte, è successo già parecchie volte. Testate giornalistiche importanti hanno riportato notizie addirittura di due diligence effettuate, di situazioni che stanno nel momento già cruciale della trattativa. Quindi smentire completamente, dire che noi non siamo interessati, non lo so se è vero o bugia, staremo a vedere. Certo è che per noi sarebbe davvero una gran cosa. Una cosa che mi fa pensare diciamo, al fatto che può veramente andare in porto questa trattativa qua, è che la società che in questo momento ha il Milan, e cioè Elliot, sta veramente muovendosi molto sul mercato in ambito di cessioni. Quindi è chiaro che se una società vuole migliorare anche il discorso puramente economico attuale del club, migliorando il bilancio, perché l'unico rosso in questo momento che noi abbiamo è riguardo il rosso di bilancio, perché il Milan, la società Milan in questo momento debiti con le banche verso terzi non ne ha, perché Elliot ha ripianato tutto. Quindi l'unico problema, diciamo così, è il rosso di bilancio, che però sappiamo bene, in un paio di sessioni di mercato fatte in una certa maniera viene sistemato il tutto. Quindi grossi problemi da questo punto di vista non ce ne sono. E il fatto che il Milan si stia muovendo molto in uscita fa capire che, secondo me, loro vogliono migliorare un pochino anche questo discorso qua per rendere ancora più appetibile la cessione del Milan. Allora, questo è il discorso. Per quanto riguarda, infatti, in uscita si sta parlando di Pepe Reina, che non è che porterebbe, diciamo, soldi in questo caso, però c'è un grosso risparmio economico per quanto riguarda il suo ingaggio, che ricordiamo è, se non sbaglio, 3 milioni, 3 milioni e mezzo netti all'anno. Quindi è chiaro che un'uscita da questo punto di vista per la società al lordo sono quasi il doppio, quindi si tratta di più o meno di 6 milioni che la squadra, che la società risparmierebbe all'anno. Stesso discorso per quanto riguarda Borini. Borini non è che può portare grossi soldi dal punto di vista del cartellino, ma anche lui è in uscita, a quanto pare sta andando al Verona. Anche qui c'è un risparmio di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro netti, che sono sempre 4-5 lordi, quindi iniziano ad essere, diciamo, parecchie le uscite. C'è Riccardo Rodriguez che, a quanto pare, Christian Gran se ne sta scendendo dalla pit al Fenerbahce. Si parla di 8-9 milioni in questo caso per il cartellino, quindi anche questa sarebbe un'uscita importante. E poi ci sono le situazioni che riguardano Caldara. Si parla sempre di un prestito per quanto riguarda Caldara. Sinceramente, a me dispiacerebbe, io lo vorrei vedere questo qui. Non l'abbiamo visto mai Caldara.
non l'abbiamo visto mai, l'abbiamo visto uno o due volte in tutta la sua presenza, diciamo, da quando è arrivato al Milan. Quindi veramente mi dispiace, però in prestito a Seco magari va a mettere un po' di minuti nelle gambe, chissà se magari l'anno prossimo torna come si deve, staremo a vedere. E poi c'è il discorso che riguarda Paquetà e che riguarda Piontek. Queste sarebbero grosse cessioni. Sarebbe una cosa un po' strana, perché i due sono arrivati l'anno scorso e per loro sono stati spesi cash 35 milioni di euro per ciascuno, quindi 70 milioni di euro nel mercato di gennaio non li aveva spesi praticamente nessuno l'anno scorso. Questa volta i due giocatori sembrano essere in uscita. Per Piontek c'è una specie di asta in Inghilterra, se lo stanno contendendo Tottenham, West Ham e Aston Villa. Il Tottenham pare molto interessato, anche perché è alle prese con l'ennesimo infortunio di Harry Kane, ad Harry Kane, e quindi sarebbe interessato, e magari riusciremmo in questo caso a fare una buona cessione dal punto di vista economico. Staremo a vedere, anche se un amico, Francesco, che saluto dall'Inghilterra, mi dice che lì il The Guardian parla solo di un prestito, eccetera, quindi staremo a vedere da questo punto di vista chi avrà ragione. E poi c'è il discorso Paquetà. A quanto pare l'entourage di Paquetà ha riavviato i contatti col Paris Saint-Germain, e staremo a vedere se in questo caso la cifra dovrebbe essere sui 35 milioni anche lì per quanto riguarda l'uscita. Quindi ragazzi, tutte queste cessioni, tutto questo mercato in fermento in uscita mi fa pensare a questo discorso qua di Arnaud, come dicevo prima. Per quanto riguarda le entrate, c'è stato un grosso colpo di scena ieri sera. È uscito fuori il nome di Politano. In questo momento ho visto da poco un'intervista che è stata fatta a Marotta, che non ha smentito la cosa, anzi ha fatto capire che le trattative sono tutte in divenire, quindi la cosa potrebbe diciamo andare in porto. Staremo a vedere, siamo proprio all'inizio, agli albori della trattativa. Certo è che un arrivo di Politano da una parte mi renderebbe felice, perché a parte che Politano a me piace come giocatore, è sicuramente un giocatore che ha molta più corsa di quello che ci abbiamo noi da quella parte lì, che non voglio nemmeno nominare perché mi fece venire l'IRV, però c'è un discorso che l'arrivo di Politano significherebbe il proseguo del discorso sul 4-3-3, perché è chiaro che se tu vai a prendere Politano, il modulo che vuoi fare è quello lì. Non mi vedo Politano giocare, diciamo, nelle due punte lì davanti. Sinceramente lo vedo molto esterno, come il nostro fenomeno Suso, ecco, Suso Manet, però magari avrebbe una, diciamo, una gamba diversa, una corsa diversa, il giocatore è molto più dinamico. Quindi da questo punto di vista ha detto sarei felice da una parte e non da un'altra, perché significherebbe tornare ancora a giocare, continuare a giocare con il 4-3-3. Mentre per quanto riguarda il discorso Todibo, che a un certo punto ci avevano dato per scontato, sembrava fatta, diciamo, per quanto riguarda il discorso di Todibo, invece a quanto pare il giocatore si è fissato che voleva andare a giocare solo ed esclusivamente con il prestito a Secco fino a giugno, per poi tornare al Barcellona, perché lui si vuole giocare le sue carte, eccetera. E quindi il Milan a questa richiesta qui non ci sente, perché il giocatore prestito a Secco non lo vogliono, giustamente, diciamo. E quindi il giocatore dovrebbe andare allo Schalke. Per quanto riguarda quindi il discorso della fase difensiva del difensore centrale, si sono fatti i nomi di Kier dell'Atalanta, di Christensen del Chelsea e di Rugani della Juve, che ogni volta Yesalius. Allora io mi esprimo in questa maniera: Kier mi sembra veramente un giocatore di basso livello, ormai fa la panchina all'Atalanta e non vedo perché debba poter giocare titolare da noi. Magari se viene a fare la riserva, ma a sto punto che deve venire a fare la riserva, mi tengo Caldara a fare la riserva fino a quando non si riprende. Quindi sinceramente io Kier non lo voglio assolutamente. Non mi piace Rugani. Rugani mi sembra un giocatore molto ma molto sopravvalutato. Lo vedo molto ma molto timido, molto. A noi serve un leader in difesa, ragazzi, perché Musacchio, al di là di qualche svarione che ogni tanto fa, non è un giocatore di basso livello. Io lo reputo un giocatore importante, ripeto, spesso e volentieri ne ha fatte
ne ha fatte di porcate, che ci ha messo in difficoltà, eccetera, non l'ho dimenticato, però se dobbiamo mandare via Musacchio o se dobbiamo far accomodare in panchina Musacchio per mettere un Kier titolare o un Rugani titolare, sinceramente mi tengo Musacchio e l'anno prossimo a giugno provo a prendere veramente un difensore di stazza internazionale. Questo Christensen non lo conosco molto, però è un giocatore che fino a un po' di tempo fa era di profilo di alto livello, insomma, sembrava un profilo molto interessante come giocatore. Adesso si è un pochino perso. Niente, questo era il discorso oggi, quindi tanto e tanto mercato, sia per quanto riguarda i calciatori, sia per quanto riguarda proprio la società. E niente, e poi c'è una cosa, diciamo, e poi concludo. Ci sono state le dichiarazioni di Ali, braccio destro, ricorderemo, braccio destro di Yonggong Lee, che chissà, chissà cinese, si sono messi di nuovo a parlare di Milan, ogni tanto fanno un'intervista di qua e di là. La cosa che voglio sottolineare, ho sentito dire Ali che ha detto testualmente, i media ci hanno massacrati. I media ci hanno massacrati. Allora, non mi si faccia ne gasta me perché poi dici che sono volgare, non voglio bestemmiare. Ma secondo te avevano ragione a massacrarvi o no? Cioè, fino a vite fa, ve ne avete scappato di notte. Ve ne siete scappati di notte. Avete fatto una fagheura da merda di kid colossali. E beh, ed è pure il coraggio di media ci hanno massacrato. E io meno che hanno fatto. Va avevano arrosto sopra la griglia. Uè, macara! Ma avete una picca picca! È cosa dell'altro mondo, ogni cosa dell'altro mondo. E niente, volevo chiudere con questa cosa, ma ha fatto una picca nazè, arrabbiè. Ragazzi, io vi saluto. Saluto Raffa Gemchi che mi ha chiesto di salutarti. Saluto, caro Raffa. Ragazzi, continuate a seguirmi. Ringrazio i nuovi iscritti, ringrazio i miei iscritti storici. Vi abbraccio, vi saluto a tutti. Forza lotta e vincerai, non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.